devo fare. A chiunque abbia fatto questo scherzo, domani muore. Buonasera. Buonasera. 18° compleanno di Diletta. Una fotomodella. Una grande maestra di danza. Le foto una più bella dell'altra. L'ultima è questa qua. Io non l'ho vista, fammela vedere. Voleva fare la monella. Oh, bravo, 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 bravo. L'ha fatto salire pure sui mobili della mia casetta. La mamma stiamo accedendo. Alla mamma sempre le foto intere. Ma adesso qua facciamo non azzeccate come... le fotografie. Facciamo come metto tu. Assolutamente, ecco per azzeccare. Ciao. Ciao. Anna Maria, perché mi hai lasciato Anna Maria? Eppure non ti ricordi quella volta che ti portai in quel ristorante cinese e tu mi dicesti vaffanculo. E come la nostra figlia. Buonasera. Diletta, mamma mia che spacchinata, non ce la facevo più. Speriamo che ti è piaciuto tutto, sono riuscita ad entrare nel tuo cuore. Ciao, un bacio da mamma. Diletta, quando ti rompo rompe tanto. Perché rompe tanto. Io lo faccio solo per avere la tua attenzione. Diletta, ti vogliamo bene. Ciao, un bacio, auguri. Ciao. Allora, Diletta, zia ti voleva dire che sei bellissima, che sei la mia vita. Ti auguro un futuro brillante, perché sei stupenda e te lo meriti. Come la lampadina. Sei il mio amore. Volevo ricordarvi che se fate le buste, fate le alte, che a me fa piacere. Ciao! Buonasera, sono Gianfranco, il responsabile del complesso Bikini, colui che ha accolto per prima i signori. Complimenti a Diletta che ha saputo ottenere tantissimo dai suoi genitori. Complimenti ai genitori che hanno dato più di quello che potevano e forse mi hanno martellato tantissimo. Devo dire la verità, mi ha fatto piacere perché apparecchiato è stupendo il bikini in questo stato, grazie anche alla wedding, grazie appunto a tutti coloro che hanno partecipato a rendere piacevole questa festa. Spero che al termine della serata sia riuscita meglio di quanto ci aspettavamo. Buona serata e grazie. Ciao Diletta, ti volevamo dire che per il tuo compleanno ci piacerebbe molto dirvi una canzone di tanti auguri. Tanti auguri a te. Ma che dovete dire là dentro? Dobbiamo dire una cosa. Diletta, ciao. Auguri. Auguri. Buon 18° compleanno, ti vogliamo tanto bene, sei il nostro angelo. Ciao Diletta. Spero che tu ci voglia tanto bene, siamo le tue cugine. Adesso Federica, ti adoriamo. Ciao Diletta, auguri. Un bacione grande da zia Rosa, ti voglio bene. Sei la più bella. Ciao. Sei una bambolina, sei bellissima. Una ragazza intelligente, brava, sensibile. Abbiamo non spero esagerare. La tua questa vita serata possa andare bene. No. Che questa serata possa andare bene. Non scusa mai. Arriva cosa. Divertiti. E basta. Tanti auguri. Ti vogliamo bene. Amore, per i tuoi 18 anni che i tuoi sogni si possono tutti avverare. Auguroni, dilettona mia. Che tutti i tuoi sogni si avverino. Auguri! Sei il nostro angelo. Grazie per questa splendida serata e tantissimi auguri per il tuo 18° compleanno. Ho fatto già 2-3 bottiglie di spumante e sto tutto ubriaco. Auguri. Auguri! Auguri Diletta! Auguri! Comunque la serata è iniziata benissimo, bella festa e ti auguriamo tutto il bene e tutto quello che vuole il tuo cuore. Perché è una... Andrei in malato, penso che non deve. No, è un compleanno importante. Andrei più indietro. Tanti auguri, ti auguriamo che questi primi 18 anni della tua vita siano stati belli e il proseguire siano ancora più belli. E che da oggi in poi vediamo la tua salute. Un brindisi alla tua salute. E beve solo cuore. Auguri! Ciao Diletta! Ciao! Auguri! Ok, adesso dobbiamo dire una cosa stupida qui dentro. Tanti auguri a te, tanti auguri a te,
tanti auguri a Diletta, tanti auguri a te. Diletta, auguri! Comunque sei troppo bella, io ti voglio tanto bene. Non l'ho neanche vista, come l'hai vista? No, dico in generale. Ah, ok, sei bella, Diletta, mamma. Ci vogliamo tanto bene, tanti auguri per i tuoi 18 anni. Senti. Senti. Oggi è il tuo compleanno. Lo sappiamo. Tanti auguri! Così dicono. Ti vogliamo tanto tanto bene. Tanto tanto tanto. Tanti auguri. No, che cazzo c'è? Ciao, un bacio per te. Ciao, un cuore. Chisso grande. Ciao, ciao. Auguri. Auguri, Lili. Abbiamo di scemo. Tanti auguri. Io ho un po' di imbarazzo. Ti piace questo vestito? Non ti abbiamo ancora visto. Non ti abbiamo ancora visto. Infatti, ti volevamo fare tanti auguri perché finalmente sei diventata anche tu di 18enne. Tra poco lo porterai la macchina. Infatti, ci passerai anche a prendere qualche volta che saremo a piedi. Tanti auguri. Mi raccomando, così magari ogni tanto puoi venire pure a scuola con la macchina. Ti vogliamo bene. Buona serata. Infatti, passa una bellissima serata. Infatti, ci vediamo. Abbiamo fatto anche la dedica, bellissimo con questo vestito. Complimenti. È vero, ciao. Auguri, Diletta! Oggi si registra già? Sì. Mugio si registra? Già si registra. Siamo in Do Grande Fratello. Sta in diretta. Come sei? Già in diretta televisiva. Su Sky. 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 Ma in diretta. Un saluto a Alessio Marcucci. Un saluto a Diletta. Tanti auguri alla sua festa. Un applauso. Vai, Diletta. Vai. Grazie. Spero che ci ospitate nel confessionale. Siamo immensamente felici e contenti di essere partecipi alla tua festa. Spettacolo. La casa del Grande Fratello mi piaceva una guaglione con un marato. Però vorrei approcciare. Ormai siamo qua. Auguri! Auguri, Diletta! Ciao Alessio! Allora, Diletta. Oggi sono 18 anni. Tanti auguri! Sei bella. Ti vogliamo bene? Un bacio. Cosa grandiosa. Ah, ma possiamo già dirlo. No. Mamma mia, che cosa innovativa. Brava, Diletta. No, oh, Diletta non sapevo niente su cose. Senti, noi volevamo dirti tante cose, però alla fine ti diremo solo una cosa. Sta stronza merda. Merda. Ciao, Dile. Ti faccio tanti auguri. Oggi hai raggiunto il primo step di un percorso che mi auguro per te sia ricco di soddisfazioni. Se posso darti un consiglio, ascolta chi veramente ti vuole bene. Ciao, Tile. Ti voglio raccontare una cosa. Di quando stavo, che era primo superiore o secondo? Primo, ancora. Primo esperienza. No, non fa diversi qua di... Dai, cazzo. Era un brucazzo, capito? Eravamo in primo superiore, eravamo lì spirituali e dovevamo andare a fare la vigna notturna. Io stavo facciaccata, in realtà. Avevo un po' di mal di testa. Che mal di testa. Ti ricorderai sicuramente che noi abbiamo parlato della vita segreta di una dirigente americana, ti ricordi? Sì, sì. La vita segreta di una dirigente americana sta questo bellissimo programma. A un certo punto, Natalie si addormenta, se ti ricordi. Noi dovevamo andare, io non so se era le 2 o le 3 comunque a fare la veglia. Queste grandissime, allora, bellissime idee di Don Massimo, le 2 o le 3 io mi dovevo alzare. Ma io ti a parlare. Parlare dei fatti tuoi, tutti i inciuci che tieni tu, inciuci miei, vabbè, così. A un certo punto mi chiamo Natalie, che è dettagliata, si alza e fa... dice qualcosa e la vediamo che si risponde. No, io non mi ricordo cosa ho detto. Ho detto, ragazze, ho fatto tutto il giro di... E poi sono caduta. Sì. Ti ricordi, io avevo appena visto nella domenica prima parlando alla CT di uno. E quindi ci cagammo sotto, ci chiudemmo dentro la camera del bagno, ti ricordi? Ci mettiamo nel bagno ad aspettare fino a che Antonietta, l'animatrice, la cozzina, non veniva da svegliarci. E poi a un certo punto sentimmo la porta del bagno che si apriva. Noi pensavamo che era lei da sonnambula, ci mettiamo a urlare. Dove voleva uccidere? E Antonietta che fece, ragazzi, dobbiamo andare a fare la veglia. Ah, ti giuro che ogni volta che ci pentiamo tutte e tre pure lei smette sempre a ridere. Sì, ma infatti la figura di niente mia, che okay? Questa è la bella ricorda che abbiamo, almeno io, cioè di voi, ciao. Anche io, ciao. Tanti auguri. Diletta, vorremmo fare un augurio per te. Molto speciale, molto orgiustico. Ragazzi, a me tre. Uno, due, tre. Tanti auguri a te. Allora, questo sembra la cabina del Grande Fratello, il confessionale. Il confessionale. Allora, sì, infatti, chi volete nominare? Un voto no, niente, Diletta. Allora, raccontiamo qualcosa di Diletta. Allora, soprattutto io ho raccontato già. Cioè? Ho fatto di Natalie. Diletta, lo facciamo per te. Sì! Fatto di quando... No, è saluto Diletta. Ciao, Diletta. No, aspetta. Tanti auguri quando si appiccica tutti quanti. Tanti auguri. Oppure quando sta, vabbè, con Federica, d'Antonio.
quando tipo stava spiegando. Ma pure stai zitto. Ma non hai capito che taglia. Ti tagliano perché sei santo. Tagliamo Diletta. L'acqua fa male. Il vino fa cantare. Ma questo è spumante? Sambriaco proprio. Sambriaco. È persa. Maria è persa. Sambriaco Maria. Maria, Maria. Dai che ti mi piace la marijuana, vai, vai, vai. Ma, la marijuana. No, quella canzone mi piace la Maria, come fa? Aspetta, no, non è meglio che non la facciamo. Come facciamolo? In pratica vi vorremmo raccontare la nostra storia. Ci siamo conosciute un bel giorno di scuola. Cazzo, che giorno era? Non è vero. È tutta falsità. È tutta falsità. Posso fare una cosa? Stai meglio così. Allora, in pratica ci siamo conosciuti un bel giorno di scuola. Cioè, il primo giorno di scuola. Mi stai chiamando in faccia. Io mi ricordo anche come eri vestita. Cioè? Avevi un pantalone rosso, la camicia di Barberi con gli orecchini di Barberi, quelli con rossi. E il foulard di Barberi. Il foulard di Barberi e anche la collanina di Barberi, quella con il pupazzetto. Ma non è vero, ma tu credi? Allora, in pratica ci siamo conosciuti il primo giorno di scuola. Beh amore, ma perché dobbiamo fare tutti questi convenevoli? Noi ci amiamo e basta. Diciamolo che ci amiamo, siamo innamorati. Basta. Comunque devo fare tutto. Keep calm and take a photo. Ora indipendentemente da questo mi sono un attimo isolata perché volevo dire che ormai siamo 18 anni, la responsabilità è tanta, e anche la responsabilità del bene che le voglio è tantissima, e alla fine cioè, oddio, sono emozionata, scusate, dicendo queste cose volevo dire che comunque alla fine non le ho mai detto veramente quanto le volevo bene, quindi ne approfitto ora perché ogni occasione è buona. E è vero che l'abito non fa il monaco, quindi io non, in un certo senso mi sono messa un attimo in disparte perché comunque in tutti questi anni io non l'ho mai conosciuta veramente, però ho avuto l'occasione di conoscerla 2 anni benissimo. Tutto bene. Le voglio tantissimo bene, questo sia chiaro. E niente, ciao, sono Maria, comunque piacere, guarda si legge, mi sono messo bella.